nuovi comici e puntate più lunghe. È questa la formula per confermare il successo di pubblico di Made in Sud, il laboratorio comico che si avvia a una nuova stagione presentata nella sede Rai di Napoli. Confermati i personaggi più amati dal pubblico, ma si punta molto sull'infornata di nuovi talenti. Novità e non solo in riferimento alle risate. Da quest'anno, infatti, il marchio Made in Sud sarà legato alla Fondazione Polis per diffondere un messaggio di legalità, soprattutto tra i più giovani. È quella di arrivare a cambiare forse col dottor Paolo Siani la mentalità, una mentalità dalle radici, cioè cercare di Ma forse instillare. lui in conferenza ha L'ha detto una detto, sì. frase bellissima, forse ci vorrebbero meno bersaglieri e più libri per questi bambini napoletani che spesso, insomma, scelgono la strada piuttosto che la scuola. I comici sono in tanti, hanno tante novità, quindi tante tante cose nuove, quindi seguiteci. E in più c'è anche una grande novità per Gigi e Ross, la possiamo dire? Sì, noi debutteremo al cinema con il nostro primo film, il 7 Capito? aprile, Troppo una napoletano commedia molto molto divertente con con Gigi e Ross, Serena Rossi, Jenny Guazzo che è il protagonista, prodotta da Alessandro Siani e Cattleya. Come nelle precedenti edizioni, anche quest'anno la presenza femminile sarà garantita da Elisabetta Gregoraci e dall'istrionica Fatima Trotta. Ci saranno delle conferme per i più affezionati, tipo gli Artetega con lo Chatouche, Pigromen, e Enzo e Sally, Ivan e Cristiano. Poi ci sarà uno stravolgimento totale, avremo una parodia del Segreto, dove io sarò la protagonista, avremo poi delle novità sanremesi dal punto di vista della conduzione che faranno appunto Gigi e Ross, insomma di novità ce ne sono e ce ne sono ancora, però non ve le posso dire tutte perché sennò che cavolo vi vedete? Ci saranno un sacco di novità, sia nella conduzione perché interpreteremo delle cose nuove, sia a livello comico perché ci saranno comunque dei ragazzi nuovi che prenderanno parte di questo Made in Sud.